because of long ago. On a track, many years. Just because you're stupid, then you're a stupid cupid. Lost many years. Got solid fears. I've lost one more time, please. I got, but the fierce is ears. Yeah, I love the fears. I've got. Tears, lost them tears, tears, tears. All because of long ago. Many years. Just because you're stupid, then you're a stupid cupid. Lost many years. Yes, all of the fears I've lost. I'm dead. Woo! What good is music if it ain't possessing something sweet? It ain't the melody, hearing the music. There's something else that make a tune complete. Oh, it don't mean a thing if it ain't got a swing. Do what, 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 do what. It don't mean a thing. All you got to do is sing. Do what, 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 do what. If the only from single, single right. Just give the rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got a swing. Do what, 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 do what. Oh, we, oh, we are mixed up different, silver, sweet, or hot. Need a single, see more, dino, ah. Oh, it don't mean a thing, and everybody gotta swing. Do I, 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 do hey, yeah. Continuano ad essere confuse e controverse le notizie circa lo sconcertante episodio avvenuto l'altra mattina a Beverly Hills. La vicenda di Tommaso Barletta in arte Tom e Mario Marcelli in arte Jerry, i due comici italiani dei quali abbiamo appena visto alcune immagini relative all'ultima apparizione televisiva, seguita ad alimentare le cronache di tutto il mondo. Pronto? Pronto, Andreoli? Andreoli, mi senti? Qui è Pino Andreoli che vi parla da Los Angeles. Le condizioni dell'attore americano ricoverato qui al Cedars Sinai Medical Center sono stazionarie. Ancora nessuna notizia dei due comici italiani che l'altra mattina all'alba hanno sparato al popolare divo cinematografico. A poco meno di 24 ore dall'attentato, la polizia americana non è ancora riuscita a individuare dove i due ricercati si siano rifugiati. Vediamo adesso un servizio di Augusto Verbano su Tom e Jerry. Lei cosa ne pensa di Tom e Jerry? Cosa ne penso? Tom e Jerry l'ho inventato io. Gli ho imparato lo stage.
televisione, pubblicità, qualche filmetto. Insomma, stavano a nella grande. Poi una sera, quelli di un cefalitichi, alla trattoria della Soralella, non gli è partita la brocca. Si sono fatti cascare il cervello per terra. E il pasticciaccio è successo proprio qui, a sto tavolo. Quel coso là americano che non mi ricordo manco come si chiama, stava qui seduto al posto mio. Ma è vero o no il contratto? Ah, io non lo so se è un contratto. Anche perché non ho visto mai fare un contratto su un tovagliolo. Comunque, il Cimelio sta là. Loro, Tom e Jerry, dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me, quel gran fio della mignotta di quel cristone americano, che era embriaco fracico, li stava a coglionà, sicuro, matematico, non c'è niente da fare. Per me hanno fatto bene a sparare, perché tu, attore americano, non me puoi dire, me prendi e poi non me prendi, perché io ti sparo, hai capito? Hanno sparato, hanno fatto bene! Secondo me sono d'un potente. Secondo me è una storia Davis. Io lo so dove sono scappati, ma non lo dirò mai. About the attempt that happened yesterday morning by the two Italians, Jerry and Tom. Senti, stanno parlando di Jerry e Tom. Siamo noi. Che stai dicendo? Che lui l'hanno operato e sta bene. Forte? Dice che ha parlato perfino col presidente. Cossiga? Sì, Gorbaciov. Fino in Russia l'hanno saputo. Ostra che... Ah, 20 proiettili gli hanno estratti. 20? Ammazza, l'hai sdrenato. Perché tu, quando... Tu sei pronto... Tu. Oh, tu la devi finire con questo tu! Perché c'entro sono io in questa cosa? Stavamo tanto bene a Roma, dico io, a lavorare con la nostra televisione. Facevamo Teletuscolo, La Sta Tosta, 1 milione al mese. E sai che festa? No, hai voluto credere a un pennellone embrieco. Ma come si fa, dico io, a credere a uno che firma un contratto sul tovagliolo? No, tu mi hai detto che il contratto sul tovagliolo l'ha firmato anche il grande Goudier. Godard, Jean-Luc Godard, Cannes 1985, pensa, mi ricordo pure la data. Godard, come cazzo si chiama lui? Intanto non stiamo qui adesso a fare i morti di fame, altro che palle. Poi non è che possiamo andare in un albergo qualunque, no, dobbiamo andare a Hollywood, dove vanno i grandi artisti, allo show Bracola. Beverly Wilshire! Dormiamo in una cameretta a due letti? No, signore, io pago. Dobbiamo prendere la suite dove ha dormito Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, solo questo sai dire. Intanto, i 31 milioni di Zio Damiano? Finì, stanno finendo, è meglio che t'avverto, Milord. Poi le mance, bisogna dare le mance. Non possiamo dare un dollaro di mancia, no? $20 E così si fa. E così. E invece quello non ci ha ricevuto e manco il telefono è venuto. Siamo dovuti entrare come due disgraziati che sembravamo dei ladri. Oh, ma bene o male, non siamo i due attori più famosi d'America. Tu pensa sordi, perdone, che darebbero per stare al posto nostro. So anni che ci provano. About Tom and Jerry's identity, we have but little information from Italy. Sarà a parlare ancora di noi, eh? Curriculum nostro. Sta zitto. Mannaggia la miseria, se scoprono che ha avuto una cambiale protestante della zoppa, smo. E sta un po' zitto. Ecco, vedi? Dicono che c'è uno alto, prestante, intelligente, e quello... Poi dicono pure che c'è una mezza sega dei 73 anni. Ma perché io dimostro 73 anni? No, quello no. Mezza sega, insomma. Beh, forse quello sì, perché sono un po'... Sì, ci hanno buttato addosso tutta la polizia. Ah, sì? Hanno mobilitato l'esercito, l'aviazione, la forestale, elicotteri, mezzi blindati, posti di blocco. E ti fa ridere. Mi piace, ci stanno tutti addosso. Mi sembra di sentire il fiato loro sul collo. No, questo è il fiato mio che c'è sul collo, perché io mi sto cacando addosso. A me questo fatto del deserto mi mette l'angoscia. E infatti lo stanno a dire. Che il deserto mette l'angoscia. Ma no, che non sanno dove siamo finiti e non riescono a trovarci. E per forza, che ne sappiamo noi dove siamo? Dove siamo? Tu lo sai? In mezzo al deserto. Oh, pensa che qua una volta non c'era niente. Certo che i cactus crescono presto. Deserto, due figlie. Fammi una e mezza, va.
straight on to the west. Oh, I'm so tired. May we have a concert? Of course, come with us. We have these few days for holiday in Los Angeles, and then we want to reach Tucson in hiking. Fine, so we can travel a little bit together. I'm so hungry. Can we stop to the fast food on the way? Are you hungry too? Ma fate capire quando parli cipollino. Oh, ma siete italiani! Che culo, due italiani! Italiano? Italiano. Italiano. Siamo dottori. Cattolici cristiani, stiamo andando alla Madonna di Tucson. Vicino. Tu sei timido, eh? A me? È vero che sei timido. Beh, insomma. Uè, io ho uno zio di Trieste tale quale a te. È timido e dolce. Pure tu sei dolce, eh? Beh, non so. Pare dolce. Ma hai visto la faccia? Questo spara un assassino. Oh! Ma che le donne è terribile. È un porcone! Oh, Evo, non fare così! Mi sta toccando la... Ginocchio. Tiè, Vido mare quando è bella, ispira tanto sentimento, e ma tu in me che te viene bella. La sa, non la vasto dormienda, torna su rienda. La sa, la sa, la sa, la sa, la sa, la sa. Mira, è fast food! Così mangiamo, va? Hai butto qua, vicino al teschio? Sì, food più bene. Food fast food! Noi dovevamo perfezionare l'inglese, no? E invece è finita che a furia di stare appiccicata, lei ha imparato l'italiano, io ho imparato lo spagnolo. E sdardar concita. È ovvero, è ovvero. Ha imparato il napoletano. Uè, io quello parlo. Mi è andata meglio così. Perché adesso ce ne andiamo a lavorare la Traviata. La conoscete la Traviata? Che l'opera. Fagli sentire. Dai, canta. Dai. Libia! Basta. E vabbè, la Traviata. Il ristorante italiano, famosissimo. Ma voi dove state andando? Noi. Ma, che... Io... Oh! Oh! Che? Che è successo? Che cosa? Se ne va. Ah! Caro simpatico, ci ha avuto già 3 interventi. Cuore aperto, 12 ore sotto i ferri, 5 bypass. Stoma in casino. Infatti lo sto a riportare a Houston, se no... A Houston. Memore. Fai vedere le signorine le cicatrici. Qua davanti c'è un ricamo di... No. È un groviglio di schifo. Ma lascia perdere, le ferite, c'ho un ruopolo di cose... Oh. Se state zitto, se può sentir per me. Che? Eh no, questa è la sveglia mia. Mannaggia, ma miseria, suona sempre quando non deve suonare. Mi ha preso un credevo che era veramente. Mannaggia. Ancora un po' di salsa con dolce, te la metto? Ancora, basta. Is there any plan to when you can resume work? Will the doctors predict whether or not you'll have full movement of the fingers? Yes. On your screen, you're now seeing 2 pictures of the actors. If anyone recognizes them, please contact your local police. Ma la vuoi finire con tutte queste porcherie? Beh, dammi la mano. Te la buco da parte. Oh, my God. Let's go, Fred. Come on. Ti hanno sentito gridare. Ma no, questi prendono il tram del deserto. Is anybody there? Can I help you? Hi. Excuse me. Have you 2 rooms for tonight? 2 rooms right here. Ma maestro Bosco, perché non ce ne andiamo da un'altra parte? Ma io sono molto fatigata. Ma che paura c'hai? Scusa. Vedi, le camere sono pure comunicanti. Se porto bello qua c'è prova. Allora, fai uno strillo. Vediamo noi. No. Excuse me, milord. The name Gold Scorpio is because Scorpio's very Scorpio. Welcome. Senti questo silenzio della notte americana del deserto. Questo rumore di vento, la sabbia. Questo profumo di cactus, gli sciacalli.
gli scorpioni, i serpenti. A me mi fanno una paura terribile, io me la faccio addosso, non ci voglio stare qua. Tu dici che ce la facciamo a scappare in Messico? Non è meglio che a un certo momento ci andiamo a costituire. Ce lo diceva papale papale. Cari signori, guardate che noi non c'entriamo niente. Noi siamo delle brave persone, è stato tutto un errore. Tanto tu l'americano lo parli, no? L'America mi sembra un paese così comprensivo, così altruista. Che ci possono fare? Un culo così. Come on out with your hands up. Okay, we know you're in there. This is the sheriff's office. Come on out, sons of bitches. You're wanted for murder. Siamo la gente! Siamo la gente! E basta! Ho paura! Che diavolo sta dicendo qua? Io non lo capisco! Che dice? Non lo so, non lo capisco nemmeno io! Noi non vi conosciamo, Non vi abbiamo mai visto. Ma che sta dicendo? Quello traduci, io non lo capisco. Sta dicendo che dovete uscire disarmati e con le mani in alto. E così usciamo noi disarmati e con le mani in alto. Ma no, vai, pensiamoci un attimo, no? Ci pensiamo? Smettila, brava. No, adesso se ne vanno, tutta. Non piangere. Stai pensando? Come on, guys, hurry up, Sheriff! Hey, yo, wait! Wait, Sheriff, wait! Okay. Wait, Sheriff, come. Wait! There are two girls in there. Two girls? Two girls. All right, two girls, come on out in three. One, two, oh, no. Three. I tell you. Come on out in three. Uno, due, tres. Avete paura? Oh, I am woman. Woman. Policeman, capito? Innocence. I'm innocent. Come on. Dangerous here. Get your heads down. All right, cover me. Dai, Let's go, mi sento male. Let's go. Go. Go, ti prego, che quelli sparano. Go. Gli americani sono scemi forte, ma che cosa c'hanno da guardare tutti quanti, eh? Ma ti sei visto? Fai schifo. Poi te la donna non la sai fare. Che in fondo poi basta poco. La signora che passeggia ha un andamento frettoloso e infastidito, sta a vedere. Ripeti. Ma no! Così no! Lei capisce niente. Oh, ma cosa gridi? Lei capisce soignè, non ti vergogni! Soignè! Io ti dovevo strozzare quando ti ho visto nascere. Io lo dissi a tuo padre, strozziamo. Invece no. Ma guarda che io lo posso fare anche adesso, perché io ho 20 anni più di te quando eri Dio. Io ti spettavo. Piantala. E che fai? Ti guardano tutti, sei patetico. Ti sei fatto male? Mi metti le mani addosso. Io? Ciao. Il signorino dice che io sono patetico. Patetico io, capisci? Non c'ho l'anca soignè. 30 anni di teatro ho fatto! 30 anni di teatro! Sì, teatro. Ma spettacolo. Che debosciato che sei, guarda. Io più ti guardo in faccia e più mi pongo una domanda. Come fa uno stronzo così a essere figlio di un grande artista? Tuo padre era un genio, un grande genio. Quando lavoravamo insieme tutte e due, eravamo due star internazionali. La gente a grappoli veniva la sera nei teatri per vederci. Poi muore repentinamente e mi fa, ti raccomando mio figlio. Eccolo qua. Adesso mi ritrovo in America con questo zoccolone vicino. Eh certo, ha parlato Caroline de Monaco. Io la femmina non l'ho mai voluta fare, ricordatelo, mi sono sempre vergognato. E tuo padre era inflessibile come me su questo punto. Le femmine, mai. È inutile che gli impresari ci dicevano, ma travestitevi da donna, travestitevi da donna, ma che niente. Lo fanno tutti, porci e cani, eh. Ma allora, scusa, quando siete andati al Salone Margherita che avete fatto, come si chiamava? Una stronzata? Due donne con le palle. L'unica volta nella vita, poi basta. E infatti me lo ricordo come se fosse oggi.
C'ho sempre il quadro davanti di questo teatro completamente vuoto e tuo padre, guardandomi con l'occhio umido e triste, mi disse: Tom, le femmine lasciamole fare agli altri guitti. Noi siamo grandi artisti. Infatti si è visto, Die. No, va, cammina. Ma tu guarda. Ma lo sai che mi fai senso? Excuse me. Listen, we need something for our husband. Yeah. And my husband is like me, the same size. Okay. Yes, anche my husband è la stessa. Mi fai parlare? Mi fai parlare? Che ti impizzi? My friend is crazy. Speak. You are from Italy? Yes, Rome. And canals. No canals. The Barletta, vicino the canal. Yeah. Would you like to see something? Oh, questa sì che è veramente bella. Quanto match? $50. Ma come dire? Excuse me. Sì, perché è a riga, ma lunga. No, ma è possibile che te, sia che te vesti da donna, sia che te vesti da uomo, sei sempre... Mai. Ma perché tu ti sei guardato allo specchio come sei combinato tu? Viene sempre a... Ma ci conviene tornare uomini, eh? Sto andando. Sei perfetta. Madonna, che emozione, mi tremano le gambe. Sembra un debutto teatrale. Fare la donna è imboccante. Tu pensa a Tizio. A te la stino, ma te fa una pippa. Senti, ripensandoci bene, quando tuo padre in quel teatro vuoto quella sera disse che le donne le fanno solo i viti, disse una grande cazzata. Vai piano, che dai nell'occhio. Madonna, io me la sto facendo sotto. Tu pensa a Stanislavski. Perché Stanislavski si cagava addosso? Parlavo di medesimazione. Tu non sei più un uomo, sei una donna spagnola e te chiami Concita. Non mi voglio chiamare Concita, trovami un altro nome, anche inconsueto. Taxi! Ecco, taxi pure, non è che... Dove dobbiamo andare? Dobbiamo cercare un ristorante, no? No, e chi mangia con questa cosca che mi stringe qua? Sto morendo. C'ho la stecca di balena che mi entra dentro il piloro dello sterno. Lo buco io il piloro, dai, cammina, entra. Let's go. Certo però che gli italiani all'estero proprio ci facciamo conoscere. Di uno squinzio, una stronzetta, la Traviata. Senti la musica. I personaggi, Puccini, Verdi, Alfredo, Violetta, Lucia, come cavolo si chiamano. Però quando senti queste musiche belle e ti viene in mente che ti ricordi l'Italia, lo stivale che sta lontano oltre l'oceano, ti prendo una cosa come un magone dentro che ti viene proprio la voglia di urlare. Viva Garibaldi! Viva l'Italia! Con la chitarra in me! Che fa, che è sta cosa? Stanislavski, medesimazione. Capisci, qua per un po' stiamo al sicuro. Tanto loro aspettano due ragazze che non hanno mai visto. Io faccio la napoletana, Barbara. E te la spagnola. Concita? Guarda che a me Concita non mi piace come nome, non me lo Andiamo sento. Tu. Oh!
Le signore desiderano? Buonasera. Buonasera. Siamo le ragazze dell'annuncio. Ci siamo sentite per telefono, signor, si ricorda? Io sono Barbara e lei è... Dolores. Conchita non mi piace. No, no, mi dispiace. Io cercavo due ragazze giovani, carine. Sì, tu ancora puoi passare, ma questa qua... No, è che c'è stato un contrattempo. La mia amica, Conchita, che era la pazza, all'ultimo momento ha cambiato idea. E allora io mi sono dato un'occhiata attorno e ho rimediato questa zia. Anche lei spagnuola. Spagnuola. Iai, ammazzi ciaglione! Qua l'unica zia sono io. Il mio locale lo vedete? Vedete anche le ragazze, giovani, carine, che cantano e sanno anche intrattenere. Ehi, hey, l'entraîneuse! A Napoli l'ho fatto per una vita, mamma mia, quante tappe bottiglia che ci ho fatto! Tappe, tappe, beh, lei adesso è inutile che mi guarda così, perché io fino a un poco di tempo fa ero... da infarto. Con quella voce? Beh, no, la voce mi è venuta dopo, perché siccome sono in un periodo di menopausa, allora sto facendo delle emissioni di mormoni maschili. Rosanna? Sì? Per cortesia, accompagna le signore alla porta. Prego. No, se andiamo così. E che ne so? Proviamoci. Tu vienimi dietro. Libia, Olivia, me vieni qua. Dici che la bellezza infiora. E là, fuggevol, fuggevol, ora si nebria voluttà. Libia, nei dolci fremiti, suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Libia, amore, amore, fra i calici più caldi baci avrà. Un poco questo coso che è stretto. Io? Sì. Ma voi non vi spogliate? Non andate a letto? Beh, veramente noi non ci spogliamo mai. Senti, ma tu sei proprio spagnola spagnola? Beh, miesa è miesa. Perché la mia mamma è di Barcellona e il mio babbo è italiano, di provincia di Bari, Barletta. Di Barletta? Sì. Io sono di Canosa. Di Canosa? E a dos passos. Madonna, ma che ti manca Barletta? Beh, un poco. A me Canosa per niente, guarda. È mio padre che vorrebbe tornare a Canosa. Ma mio padre è un nulla facente, uno stronzo. Ah, dove sta il bagno, per favore? Il bagno è di là. Se ti serve però ti do la mano io. No, che sta una donna all'antica, se metto scuorno. Ha bisogno della sua privacy. E vai, vai. Privacy. Con permessa. Prego. Vieni. Rinfreschiamoci un po'. Io sono bagno e sudor. Mi riesco a per cervello, ma l'hai viste? Oh, ce ne fosse una brutta. L'unica merda, siete... Ma... Ma chi è questa? Sara, che suole. Ciao. Scusa, c'è mica un tampax?
Veramente ho finito tutto, l'ultimo dato a lui è lei. Non importa, grazie lo stesso. Senti un po', ma te, tra sta romagnola, la proprietà di Canosa e Roscia di Benevento, chi ti faresti, eh? Ah, ma sempre questa crepa, cioè, io non mi farei proprio a nessuno, figurati. Io sto pensando a Barbara, la napoletana. Bella, dolce. Ma sai che mi ha detto? Mi ha detto che somiglia allo zio di Trieste, che sono dolce come lo zio. Poi mi ha toccato la coscia e mi ha detto che hai fatto sport. La sei fatta? Beh, fatta. Io sto pensando che questa cosa me la sposo. Tu dici che faccio male, è troppo più giovane di me. Beh, quando lei c'ha 40 anni, sai che fai? Me ne sposo un'altra. Ehi, sì. Io sto pensando a quelle due poveracce, altro che balle, che al posto nostro chissà in che guaio stanno. Ma ancora a quelle stai a pensare? I piedi, c'ho un male ai piedi, guarda. Ciao. Sono strane forte quelle due là, eh? Senti, sai che ti dico? A me fanno un po' impressione. Dai, Marina, anche tu, mo. Ragazze, ragazze, io ci avrei un'idea. Oh, i vestiti nostri. Sti disgraziate, si sono fregate tutto, pure gli asciugamani. Vuoi vedere che se ne sono accorte? E da che cosa... Ma no, vedrai che è il solito scherzo che fanno le ragazze quando stanno in gruppo. Ragazze? Ci ridate i nostri vestiti? Non fate le stupide! Le fette d'onno non rispondono. Queste si sono messe in testa di vederci tutte nude. Non ce la faccio. Madonna! Cazzo, che freddo che fa. E basta, mi dispiace. Con lo scappatoio, apriamo, dai, su. Barbara, Dolores, tenete gli accappatoi. Grazie. È finita, le che diamine. Scusateci. Barbara, Dolores. Oh, shit. What's the matter, Sandy? My father. He's like a boy. Excuse me. Come on, Daddy. Okay, in italiano. Te lo chiedo in italiano. Papà, ti prego, vieni. È il ristorante italiano che piace a te. Suonano anche l'opera. This one, la senti questa? È quella che piaceva tanto alla nonna. Come on, Daddy. Questa puttanazza. Ma senti come esagera, non è volgare. No, perché? È un'ingrata, ecco quello che è. Perché io gliel'ho insegnata a stare in palcoscenico, a cantare, a ballare, facevamo i duetti. Adesso è presa la scena tutta per lei, la scrofa. Santa Maria. Santa Maria Benedetta dell'Ingronete, ci vuole la mia pazienza. No, quello.
Frank Santa Maria. E chi? È ricco? Ricchissimo. Distingo. Che piacere rivedervi, prego, accomodatevi. Sandrina, finalmente, come sei bella. A quando le nozze? Siamo stati costretti a rimandare. That's why. Da 2 mesi è sempre così. Non parla, non mangia, non vuole vedere nessuno. Sta lì ore e ore a fissare il ritratto di sua madre. I'm so worried. Solo stasera sono riuscita a portarlo fuori. Qua gli piaceva tanto. Ti ricordi quando veniva con la sua mamma? E come no? Ah, loro qua si sentivano in Italia. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, a queste parole d'amore, a che ti sospira il mio cuore, a forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone. Papà, non fare così. Smettila di guardare la nonna. Dai, smettila. E per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io Hello. Voglio stringere yes. al cuore. Portali tu al tavolo di Santa Maria. Che cosa? Solo perché la mia canzone vola. Io? Mamma. Sì. Proprio sarai tu. Con me, tu non sarai più sola. A quanto ti voglio bene, a queste parole d'amore, a che ti sospira il mio cuore, a forse non s'usano più. A mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. A mamma, mai più. Ciao, ciao, ciao. Hanno ragione le femministe. Se fossi donna io non li farei scopare quelli. Stati fermi. Ma dico, io avevo trovato una sistemazione troppo bella, tranquilla, sicura. Mo' per colpa tua un'altra volta in mezzo alla strada. Oh, pare che le mani sto una donna. Oh, excuse me. You know the trip for cats. Understand? Because I am my friend. Ma che cazzo che stai a spiegare? Oh! Che cosa vuoi? Chi sei tu? Che cosa vai cercando? Ma vai via. Prostitutti tu! Ragazzi, ma che cosa fate? Mannaggia, vengo io. Aspetta. Piantare la canna. Dammi qua. Susanna, dacci una mano. Prendi la mano. Ah, basta. Finitela. Forza, metti dentro. Andiamo. Che lì? Entra. Andiamo. Scusate, ma cosa potevo fare io con uno come Santa Maria, con tutti quegli spaghetti in testa? Dovevo licenziarvi in tronco. E lo so, ma quella mi ha chiamata mamma, a me. Ora però sono pronta a riprendervi a $500 la settimana. 1000. 1500. Ma non è... 2000. Sì. Vi ho prenotato la più bella suite dello Sheraton. Contente, bambine? Grazie, signore. Cominciamo questa sera. Metti in moto, dai. Vado. Non ho capito perché tutta questa insistenza. Vuol dire che c'è qualcosa che puzza. Ti ha dato più $1, ti davo Sheraton. Dovessi fare pure a mignotta, che ci sta a pensare? Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me.
Mamma, basta, son tanto felice. Come sei bella stasera. Grazie, Frank. Merito tuo. Perché mi ha voluto regalare tutta questa roba? È meravigliosa. Mi metti in imbarazzo. Frank, non look me, please. Do you mind, Dolores? Mi permetti di chiamarti Maria? Beh, sì, all'anagrafe spagnola mi chiamo Maria Dolores Adolorada Annunziata Incoronata de Foglia. Foglia. You know, Maria, tu mi ricordi talmente una persona alla quale ho voluto molto bene. Una donna? Non una donna, una santa. Grazie. Ma io sono una donna, non sono una santa. Sarai con me, tu non sarai più sola. A one, a two, a one, two, three. Ow! Be babalula, I want my baby. Be babalula, I want my baby. Stop it! E insiste. No. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Che pasa? Non lo so, non aprono, ma ci stanno le luci dentro. Andiamo da questo. Scusate, sapete perché non aprono? Reserved. No, ma noi non siamo venute per mangiare, siamo venute per lavorare. For a job. It's reserved. Reserved. Andiamo a vedere se ci sta un'entrata di servizio. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno. Mi sono resa conto che era proprio un disgraziato farabutto. Tu capisci, Frank? Dopo due anni mi sono accorta che se la faceva con una mia cugina, my cousin, di Gallipoli. I understand. Ma con lui, mi dici fino a che punto sei arrivata? Che cosa? I mean, all the way. Gliel'hai data la prova d'amore? Ah, no. Lettere, solamente lettere. Only letters. Qualche volta così, qualche sguardo da lontano. Solo una volta è successa una cosa, mo te la voglio dire. Stavamo in chiesa, no? A un certo momento lui mi ha preso la mano, me l'ha stretta forte. Uno spavento. Io sono andata subito dal prete a confessarmi, no? E appena sono entrata nel confessionale da Don Luigino, Don Luigino mi ha detto capo di cazzo. Ti ha detto capo di cazzo? Solo perché un uomo ti ha preso la mano? No, cioè Don Luigino mi ha detto capo di cazzo, Dolores, per una stupidità del genere viene a rompere i cosiddetti a Jesus Christ, no? You sure? Don Luigi, ma così parlava un prete? Oh, per farla breve, papele, a me gli uomini, proprio intesi come uomini, mi fanno schifo. Mavros, che anima bella che hai, Maria. Beh, che te ne vai? No. Will you dance with me, Maria? What? Vuoi ballare con me? Yes, è tutta la sera che lo desidero. Adesso puoi anche cantare qualcos'altro. Sì. Su, ragazzi. Forza, Barbara. Dai, dai. Cerasella, dinto tempo il limone, tu rialasta uno schiaffone. Cerasella, mocco tempo e ceras, a circa e fase. Si limone, si cerasa. Sotto solo cata scarfa, te fai doccia. Sei giorni e sei notti in cella di sicurezza. Domande, interrogatori, prima la polizia, poi i magistrati. Però a pensarci bene è stata un'esperienza eccitante. Qui ci avevano preso per le complici di due killers. Sei killers? Ma quali killers? Ma ti pare che io ce la faccia da killer? Io Mitra manco l'avevo mai visto. Che ne so? Poi tu improvvisamente prendi questo affare cinese maledetto in mano, no? E quello ti sembra leggero, invece è tondo, bello, che non capisci più niente a un certo punto.
Io fin da piccolo ho sempre avuto un carattere violento, complesso, precario. Stavo sempre a sparare. Ti puoi immaginare come sti imbecille del divo americano si è permesso di dirci film nada, niente parte, niente verde. L'ho guardato negli occhi e gli ho detto a cosa, gatto Silvestro, ma chi sei? E fino a 2 anni fa dormivi sull'albero. Ho tirato fuori il mito e gli ho dato giù. Oh, se non c'era Tom a fermarmi, stavo ancora a sparare. Che ombre. Oh, amboccona. Ma che ci hai creduto? Mannaggia. Sta scherzando. Sì? Chi? What? È buona, leva sti fiaschi. Tom, al telefono c'è il tuo fidanzato. Ah, di che non ci sono, per piacere. Come non ci sei? Dai, cammina, che se quello c'è molla finiamo col sedere per terra, dai. Jerry c'ha ragione. È meglio che ve lo tenete buono. Ma dico io, santi Dio, per una volta che il ristorante è chiuso, io devo andare per forza a mangiare da solo con questo. Io non ci voglio andare, va bene? Ah. Vai. Vado. Mm-hmm. Io ci vado, eh. Però adesso mi sente. Pardon. Ma quanto è simpatico. A te ti piace tanto sto Tom, eh? Jerry, devi sapere che a me i ragazzi della mia età mi hanno sempre lasciata. Eppure non è che io sono da buttare via, no? No, per carità, anzi. Anche l'ultimo se n'è andato lasciandomi lo spazzolino e il dentifricio strizzato. Tengo una collezione di spazzolini e dentifrici a casa. E forse per questo preferisco l'uomo più maturo, anche se un poco piattoncello. Ma l'hai visto bene? È un bove. Poi quanto all'uomo, vabbè, lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere che cosa? In che senso? Ah, io in tanti anni non l'ho mai visto con una donna. Tu come te lo spieghi? A me, secondo me, è solo un po' timido. Tu dici timido, eh? Oh, non lo so. Secondo me lui sotto sotto c'ha qualcosa di strano, di irrisolto. Lui non lo sa. Ma lo è. Ma lo è che cosa? Un frocio. Patente. Oddio, per quanto. Ma lo sai che mi hanno detto? Che l'hanno beccato dentro ai gabinetti della stazione. Mi fa una tristezza. Ma forse non è vero. Comunque, gabinetti o non gabinetti. Ecco, io donna, con un uomo così, mai. Te? Io sì. Sarà che mi piace l'uomo padre. E io? Io che tipo d'uomo sarei, secondo te? Eh? Ebbè, tu secondo me sei il classico tipo di uomo stronzo. Stronzo, eh? Molla gli orecchini là. Ma questi mi danno luce al viso, sennò che mi metto? Che me ne frega a me, metti quello che vuoi, lascia gli orecchini per piacere. Ah. Lo vedi che è froce, manco tanto latente, si attacca pure gli orecchini. Ma questo è pazzo, veramente. Ma scusa, me l'ha regalati Frank, se quello li vede addosso a te poi si incazza con me. Lasciali. Allora io non vengo, ci vai da sola. E ripetimi pure sta burinata d'orecchini. E io che mi metto adesso? Oh, madonna. Ma che sta maffa? Meno male che te ne sei accorto. Guardi, io sarò froce latente come dici tu. Ma tu sei una peripatetica pazza. Brave ragazze, insomma, non fate le bambine. Ma è lui. È lui. Pare che stiamo a... Dammi qua, va. Tiè, se ci tieni tanto, mettite. Grazie. Però poi me li ridai, eh? Sì. Stupidotta. Ragazze, hanno chiamato da sotto. Dice che è arrivato l'autista di Santa Maria. Santa Maria? E falla aspettare. Un momento, arriviamo. Andiamo. E ho detto che stava arrivando. Ha detto che stiamo arrivando. Ma perché uno? Oh, sbrigati che fuori stanno sparando. E guarda dove metti i piedi, che c'è un cappello bianco qua. Una giacca, 2 stivali, una cosa, una cartucciera, 2 colonne d'alabastro con una bandiera americana sotto. Oh, excuse me, sir. You sheriff? Look me, you sheriff, big sheriff. No, 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 no.
No, my friend, no speak because I power. Power, America. Speak I, speak I. I am my friend, woman Italy. You like Italy? Spaghetti. Fettuccini. Mandolini. Rigatoni. Rigatoni. Oh. Adesso, noi torniamo disturbo. Andiamoci. Ciao, ne. Non look me. Brutus, sei spagnolo. Devo fuck us. Help, help. Stupratos. Là, stupratos. Là, stupratos. Là. Oh. Grab a rat. Let's go, let's go, let's go. Andiamo, please, Jack, sbrigati. Gli abbiamo fregati un'altra volta. Ma lo sai, io comincio a divertirmi. Tu no. No. Ti sembra di essere un po' Bonnie e Clyde? O ma che c'è? Niente. Ma che ce l'hai con me? Ancora per gli orecchini. E se ti dà tanto fastidio, me li tolgo. Se ce l'hai con me, dillo. Oh, e parla. Ma vuoi parlare? E che t'ho fatto? Oh! 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 E basta! E che t'ho fatto? E che t'ho fatto? Tutto m'hai fatto! Ecco! M'hai combinato un sacco di casino una presa all'altro! Stiamo rischiando di essere ammazzati come due zoccole e mi chiedi che cosa t'ho fatto! Mi hai portato in America a fare questa stronzetta di una particina di film con quell'altro bambacione di attore americano che ci ha detto venite lì, uno dei due si deve ingrassare. E chi è che si deve ingrassare? Guarda caso, io. Perché l'hai deciso tu? 22 kg, porca puttana! Come che ti faccio adesso a dimagrire? E mi chiedi che cosa ti ho fatto? Mi ero innamorato di una ragazza, una brava ragazza, che ha detto che sono buono, che ho il viso gentile, somiglio allo zio di Trieste. E adesso ti vuoi fregare pure quella? Questa è l'amicizia tua, che cosa ho fatto? Ti vai a raccontare che io sono ricchione, la tende, che vado nel cesso con i ragazzini? Tutto! M'hai fatto! Tutto! Basta! Ah! Vaffanculo tu! L'America! I grattacieli e gli States Uniti States! Ah! Vabbè, ho capito. È finita, è chiuso, basta. Tolgo il disturbo. Blackjack, please stop the car. Stop the car. Questa è l'ultima volta che... Sei una pazza. Una povera pazza. Ricordatelo. L'hai voluto te. Jerry, oh, dai, non fare l'offeso, tu mi conosci, quando mi ingrazzo perdo le staffe e non capisco più niente, va bene? Ti chiedo scusa, hai ragione. Ma no, hai ragione tu, è tutta colpa mia. Eh? È che non dovevo trascinare un uomo della tua età in questa dannata avventura. E che c'è dell'età adesso? Ho un'età, ho un'altra, e che siamo incasinati tutti e due, io certo un po' più di te. Perché finché il vecchio ringoglio mi fai il regalo, la collana, il vestito, I love you e va bene. Ma se quello mi mette una mano... Va bene, una mano, che fai, un dramma? No, un dramma, l'ammazzo. Se quello mi mette una mano addosso, io l'ammazzo, ecco. Io un'idea ce l'avrei. Eh? Però a sto punto non lo so. Beh, ma se cominci un discorso, finiscilo, no? Già sti collanti. E se hai un'idea, dilla, parliamone, no? No, diciamolo, sto Frank Santamaria sarà vecchio, sarà rincoglionito, però è pieno dei soldi. È l'uomo più potente dello Stato. Ha perso la testa per te. Ci può dare una mano. È proprio la mano che mi preoccupa a me. Perché metti che quello la mette dove non la deve mettere. Io come mi metto? No, non hai capito. La mia idea è quella di andare lì e dirgli, caro Frank, abbiamo scherzato. Ci è capitato così e così. Fai un po' te, siamo le due mani, punto. Virgola. Magari lì per lì si incazza pure. Però noi siamo due simpatici. Io gli canto mamma, tu gli racconti la barzelletta, o fa morire. Una mano ce la dà. Azzo con sta mano. Non potrò mai avere bambini. Mi adatteremo un po'. Ma non capisci proprio niente.
Ma come si fa a essere così coglioni? Nessuno è perfetto. Sono nice movie. È stata una bella pensata, darling. Già, valeva proprio la pena di rivedere questa pellicola. È un capolavoro. Non mi sono mai divertito così tanto in vita mia. Sono veramente con te. No. Certe cose succedono tutti i giorni. Io, per esempio, conosco due, vero Dolores? Noi. Cioè, noi due, no? Conosciamo a due, dos ombre, brave persone, per carità, squisite, uno un po' fettendone, ma questo non ha importanza. Sono due persone che, poveri disgraziati, presi dalle peripezie della vita, the peripathy, sono costretti, loro malgrado, a vestirsi da donna. Ma come sarebbe a dire travestiti? Due travestiti! Ma quelli travestiti... Uomini, normali, vestiti da donne! Io, cioè quando noi siamo venuti in America, no? Io e lui. Li abbiamo conosciuti e ci siamo cascate. Due donne, ma proprio donne, 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 sì. Donne. Queste sono cose che capitano solo a un cinema. Per me una donna è una donna e basta. È vero, la donna è donna. Cioè nel senso che delle volte può... accadere che uno ci pensa che... E invece no. Io Barbara, per esempio. Berbere. Berbere, speak tu, perché io non posso sempre... Sandra, scusa, tu che sei donna, posso chiederti una cosa così? Ecco, per esempio, a me e a Dolores, come ci vedi? Chi siamo? Due uomini. Ha fatto male veramente. Oh, excuse me, sir. Ma baby, cosa ha sparato a questo? Oh. Oh, senta. Ma oh. Perché avete fatto... Hey, oh, come on, get off. We're doing a show here. What the hell? Ma se... Ma fuck off, by you, my friend. Come on, come on. Ma scalpancello, che non sei altro. Dove mi vuoi portare? Sei proprio un mostro. I cavalli sono tutti campioni. Questo è Sammy, quello è Jeremy, questo è Barabella, that's Virginio, that's Samantha. Che ti succede, darling? Don't you like i miei cavalli? No, niente, per carità, no, è che... Non lo so, è che qua dentro sarà l'odore del fieno, la bellezza di questi animali. Certo sta che mi prendono quelle... Sai, quando sto vicino a quei giorni mi vengono le caldane, mi viene da svenire. Guarda è bello questo cavallo! Quando è bello! Ma anche tu sei una bella cavalluna, tesoro mio. Eccola la mano. Frank, please.
Leva quella mano di là, per cortesia. Io non sono una puledra. Frank, guarda, cerca di capirmi. Io adesso te lo spiego sotto metafora. Io non sono una cavalla. Non so se hai... Niente. Non mi fissare con quegli occhi. Guarda che ti posso dare una scarocchiata sul naso. Frank, cosa vuoi? Stati fermo con le mani! Madonna, l'ho ammazzato! Oddio! Frank! Frank, che cosa ho fatto? Respira. Oh! 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 Now I understand. Tu non sei una donna. Oh, finalmente l'hai capito. Tu sei una santa, mai Santa Maria. Come devo fare? Io t'ammazzo. Ok. Ah, sei te. Non riesco a dormire. C'ho voglia di Sam. Sì. Sam è il mio fidanzato. Ti ricordi? Quello che hai visto al ristorante. Dovevamo già essere sposati. Poi è morta la nonna. E quel fanatico di mio padre vuole che rimandiamo di un anno. Posso mettermi qui con te? Figurati! Mio padre dice che se non rispetto il lutto, mi disereda. Disereda? Son of a bitch. Ma hai piedi gelati. Aspetta. E li scaldo. Madonna. Jerry. Jerry, sei tu? Dimmi che sei tu, Jerry. Sono io, Danny. Chi è Jerry? Oh, Madonna mia. Oh, Jerry. Jerry who? Jerry who? Excuse me. Jerry, sei tu, no, Jerry? No? Ah. Perché, because, siccome tu mi chiami sempre Maria a me, allora Jerry è il... Che fai? Jerry è il diminutivo di Frank. Oggi nella stalla? Sì. Ho un po' esagerato. Ma giuro che d'ora in poi non dovrai più preoccuparti. Non devi spaventarti. Io ti rispetterò. Perché mi sono convinto che sei una brava donna all'antica, darling. Yes. È per questo che io ti adoro. Sei una di quelle rare donne di un'altra epoca. Una vergine. Che cosa? Una cosa rara, una vergine. Sei vergine, no? Hai voglia. Total, completamente. Sam insisteva. Insisteva. Non mi muovo. Te lo giuro. Lasciami qui. Sto buono qui. Mamma mia, ma qui dove? Tra le cosce. Con la mano? Ma no. Con la testa. Ecco, la testa. Ninna nanna, il pupo mio. E speriamo che dormo anch'io. Ancora. Ninna nanna, ninna oh. Senti, fammi capire una cosa. Diciamo, no? Tu sei Sam e io sono te. Come eravate messi? Sai, c'era un po' l'imbarazzo della prima volta. È vero! La prima volta è terribile! Sono Sam.
Sì. Ecco. Lui stava così. Più o meno. E tu? Io ferma, immobile. Allora io sto fermo. Sto ferma. Era lui che si muoveva. Con la mano. Ha cominciato a fare così. Ma tu hai qualcosa di Sam? Sì. Wow. Jeffrey Durant. Tu sei proprio un uomo. Oh. Nessuno è perfetto. Se mi vedesse mia madre. Come cazzo fanno a piangere le donne con questo che scende? E ti pareva? Porca miseria maledetta, sempre così. Lui con la figlia e io col vecchio. Perché? Perché? Ma che fai? Che faccio? Che faccio? Io non ce la faccio più, non ce la faccio. Guarda che la faccio finita stavolta. Quando è vero Dio ho preso una decisione, guarda. Io m'ammazzo. M'ammazzo e poi t'ammazza te però. M'ammazzi. Ma che è sta cafonata? Che dici? Guarda che tu mi conosci a me, se lo dico. Lo faccio. Vabbè, tu ammazzati. Io domani mi sposo. Mentre tu stai qua a fare l'isterica, io te l'ho già risolto per me e per te. Quella ha perso la testa. Domani, Las Vegas, matrimonio, jet privato di papà, viaggio di nozze al Messico e così siamo salvi e pieni di soldi. Allora che fai? M'ammazzi? Che c'è? Che fai? Parto. Vado a Las Vegas. Mi sposo. Amore, capisco la fretta, però almeno prima portami un caffè. Poi andiamo a Las Vegas. Ma tuo padre che dici? Come la prenderà, eh? Non devi saperlo. Se sa che siete due uomini, vi ammazza tutti e due. Lo ha già fatto in passato. E per molto meno. La faccia ce l'ha. Ma allora scusa, come facciamo? Chi gli dici che sposo? Sam... È lui che sposo. My father can go fuck off. I love Sam. Ah, ecco, Sam. E io. È stato bello stanotte. Ma Sam è un'altra cosa. Un'altra cosa? In fondo, la devo un po' anche a te questa decisione. A me? Prego, figurati. Non c'è di che. Salutami Sam. Good morning, darling. Che è successo? Tu non devi preoccuparti. Non c'è niente di cui ti debba vergognare. Puoi stare tranquillo. Sono sempre stato un gentiluomo. Anch'io. Cioè, nel senso di... Thank you. Alza la tazza. La tazza? La tazza. Un giochetto? Che cos'è? Non l'hai indovinata ancora. Gioia in gioia, bravo, bravo, bravo.
La 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 la. Sono felice, sono felice, happiness, happiness. Guarda che siamo nella merda, eh. Io stanotte la mia parte l'ho fatta. Però diciamolo, il matrimonio è una cosa seria. Io non ce la faccio. Non la posso sposare. Mi sposo io. Come ti sposi? Guarda, Wookie. Sì, ho deciso, con Frank. Facciamo un matrimonio non a Las Vegas, in chiesa. 87 metri di velo bianco voglio. Un matrimonio stupendo. 1200 invitati. Abbiamo già fatto la lista di nozze. Viene anche Reagan e Nancy. Un viaggio di nozze meraviglioso, in Cina. Poi passiamo da Bali e poi da Barletta, che vuol conoscere i parenti. Sì, e la prima notte di nozze a Pechino che gli racconti, che ha fatto il militare a Caserta? Sì, non so. Aspetta. Ma prima di fare sta cazzata, ci vogliamo pensare un momento? No, no, io ci ho ripensato. Io voglio sposare una donna. Quanto è il mio debito con la legge? Toh, pago e basta. Poi sono a posto. E sposo Barbara, non un uomo. Ma fammi finire. Il matrimonio col vecchio alla grande non stava in piedi. Sono stato il primo io a sconsigliare. Però ragiona. Un matrimonio più intimo, senza la chiesa, davanti a un giudice di pace. Insomma, una cosetta rapida potrebbe funzionare. Mi dichiaro marito e moglie. Jet privato, Messico. E gli dici, amico caro, sono uomo. C'ho un cazzo così. E chi si è visto, no? No, no, mi vado a costituire, mi vado a costituire. Se dico a costituire, a costituire. Sì, ma sì, no, vabbè, a sentire che un uomo si innamora di me mi faceva pure piacere. Se è vero, come dici tu, che in ogni uomo c'è l'angolo del coso, mi faceva piacere. Ma io voglio sposare una donna. Excuse me, signor, noi? Noi, io, italiani. Italiani, Tom e Jerry. Tom e Jerry. Ma non finisce il discorso. Se me la costituì. Ma io c'ho fiducia nella giustizia americana. Siamo innocenti. Colpevoli. Pure questo c'è d'addosso. Manco ci hanno fatto il processo e già ci hanno fatto neri. Eppure io continuo ad avere fiducia nella giustizia americana. Giusto uno ci salva. Quello che ci dà l'infermità mentale. A me o a te? A tutte e due. Che poi in America, guarda che è facilissimo diventare famosi. Basta andare in galera. E poi la gente che ti vuol bene, ti scrive. È un popolo. Devo dire che scrivono più lettere a me che a te. Questa è stupenda. Questa è una ragazza bellissima. Una ragazza di 16 anni del Massachusetts. Massachusetts. Dear Tom. Avara, avaraglio. How are you? Come stai? Lo so, how are you, come stai? E diciamo, avaro ordio. Ma fatti i cazzi tuoi, la lettera è per me, per piacere. How are you, come stai? Scusa se mi italiano, no tanto buono. Ma io pazza di te. Ah, pazza di te. Vorrebbe io sposare te. E sai che fare? Anche mio papà e mia mamma d'accordo. E tu? Hai capito? E te che fai? Che sposi la sedicenne? Eh beh. La bella bestia. Come on, guys. Andiamo. Ma che aspetti, visi? Sarà quella del Massachusetts. 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 Excuse me, little Massachusetts. Sorry. È vero che faranno film sulla vostra storia? In serio, veramente? Quando? Si parla insistentemente di Robert Redford e Dustin Hoffman nella parte di voi due. Che ne pensate?
Ma di Redford Hoffman, so dov'è, chi se reggono più, basta. Giustamente, mo, chi è che può fare la, per esempio, la parte mia di Tom? Chi la può fare? Dustin Hoffman? Allora, a questo punto, se devono fare la vita di Tom e Jerry, che siamo noi, la facciamo direttamente noi due, che siamo actors. E se al processo vi dichiarano colpevole? Ebbene, dimostreremo la nostra innocenza. Noi abbiamo fiducia nella giustizia americana. E se vi condannano, quando lo farete il film dopo 30 anni? Beh, continueremo ad avere fiducia nella giustizia americana. E se vi danno la sedia elettrica? Allora vorrà dire che siamo due stronzi che abbiamo creduto nella giustizia americana. You know? Grazie. All right, come on. Come on, come on. Come on. Come on. Oh. Ok. Lui era lì, però non era così, era più gagliardo, insomma. Tanto per voi è uguale, no? Which one of you had the gun? The gun. Che? Chi ha preso il mitra? Lui! Explain it, man. They don't call. Ok. Ragazzi, cercate di essere più seri, ok? Il procuratore è molto arrabbiato. Vabbè. Dovete rifare exactly quello che avete fatto quel giorno. Oh. Which one of you had the gun? Un'altra volta. Chi di voi due aveva il mitra? Beh, veramente ce l'avevamo tutte e due insieme. Everybody, insieme, no? Vabbè, insieme. Un po' prima te, eh? Vabbè, però non diciamo insieme, va tanto. Oh, ecco, così. Questo è proprio uguale, simile. È proprio questo. Oh, c'avevo le cartucces. Chi ha schiacciato il grilletto? Oh, lui! Cazzo! Ma scusa, perché dobbiamo fare sempre queste cose? Excuse me, mister. Oh, tu sei pazzo. Ma... ti ricordi quando hai preso questo affare in mano? Io ti ho detto non giocare, non fare i bambini. No, guarda che sei stato te che hai messo il ditone tuo qua. Non ho messo nessun ditone. No, hai messo il ditone qua. Quando... faccio l'attacco! Mannaggia la miseria, ma come si spegne questa maledetta sirena? Zitto un po', che stanno a parlare di noi. Ah, sì? Oh, stavolta è una strage. Ne abbiamo stesi 300. O 3.000. No, 300. Madonna, perfetto, tutti morti. Esagerato, mo. Feriti. Certo che noi col mitra siamo terribili, eh. Ma scusa, non era una prova, non era caricata a salve. E appunto, lo stanno a dire. Dici che qualcuno c'aveva interesse a provocare sto casino. Ecco, vedi, si stanno chiedendo chi ha messo i proiettili lì. Ah, un fatto politico, un fatto di Stato, forse. Ma ti rendi conto? Due come noi in mezzo a un'intriga internazionale. E tu ti diverti, vero? Ma allora perché scappare sempre? A questo punto lo sanno che siamo innocenti, ci abbiamo tanti testimoni. Sì, 300 testimoni tutti bugati. Te l'immagini al processo? 300 incazzati neri tutti contro di noi. Come minimo c'è una sedia elettrica. Ma a proposito, in questo stato, che c'è la sedia elettrica, la camera a gas o l'impiccagione? Non so. Tu cosa preferisci, onestamente? Beh, se è proprio da un punto di vista... ma vaffanculo, vai! Niño, ¿a dónde está la hacienda Santa María? Más allá, niño. Gracias. Aspettate qua. Dove va? Per favore, Jerry. Buone. Ma
Chi ne sta buscando, te, signor? Mi sta esperando la signora Santa Maria. Ah, sì, lo sta esperando. Andre, puoi fare? Vai. Buenas dias. La signora? Póngase cómodo. Siediti. Ciao. Ciao, siediti. Come va? Insomma. È bello qua, eh? Passavo da ste parti e allora mi sono detto quasi quasi lo chiamo. Hai fatto bene ad avvertirmi prima. Eccomi qua. Ma aspettare? Sono 10 anni che ti aspetto. Da quella sera, dopo il mio matrimonio, quando hai detto rimedi una macchina e 2 ragazze, ce la filiamo a Salina Cruz. È che ci ha avuto un sacco di impicci. Comunque Salina Cruz sono riuscito a mettere su un localetto mica male. Va pure forte. Si chiama il Maciugambo. Ogni tanto ci canto pure io. Ah, sì? Come Frank Sinatra. Però tu mi manchi. E quando la ritrovo una spalla come te? Una? Quando la ritrovo una spalla come te? Ah, io sarei una spalla. Dicevo così. Comunque vedo che te la passi bene pure te. Ma lui quando è morto? 5 anni fa. È ancora vestita a lutto, stai, dopo 5 anni. Eh sì, il lutto coniugale dura 7 anni. Poi sai, noi donne del sud ci teniamo. Ma come donne? Tom, oh! Jerry, per piacere, basta. Io sono Consuelo, Maria incoronata, vedova Santa Maria. E basta. Io avevo portato 2 qua. Vabbè, tanto, fa niente. Ormai, troppo tardi. Insomma, tu ti senti una donna, un uomo. Che cazzo, ne so che sei. Una donna realizzata. Sì. Quanto ha lasciato il vecchio? Tutto. Tutto. Però ha lasciato anche un vuoto incolmabile. Incolmabile. E certo. Vabbè, allora io vado. Mi raccomando, stasera. Senti. Sì. Scusa, no, è tanto tempo che ti volevo chiedere. No, per sapere una cosa così che. Ma col vecchio, come facevate? Come tutte le coppie del mondo. Riccardo? Consuelo? Maria Dolorata Immacolata? Hi. Salutate zio Jerry. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Pure i figli. Sì. Ma con lei però. Ciao. Ciao, 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 ciao. Eh? Allora? Chi sono io? Una spalla? O sono un grande artista? Sei un gran figlio della mignotta. Is music if it ain't possessing something sweet? It ain't the melody, it ain't the music,
there's something else that makes a tune complete. Oh, it don't mean a thing if it ain't got a swing. Do what, 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 do what. It don't mean a thing. All you got to do is sing. Do what, 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 do what. If they only from single, single, right. Just give the rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got a swing. Do what, 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 do what. Oh, we, oh, we are makes a difference if you're sweet or hot. Need a sick or simultino. Oh, it don't mean a thing, and everybody gotta swing. Do I, 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 do it. Come on. Do what, 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 do what,